feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I'm for real. Never meant to make your daughter cry. Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Logicamente sto registrando con la camera, la non guardate, e oggi in questo piccolo vlog, che non so quanto durerà, vi mostrerò la mia squadra di FIFA, come è cambiata da l'inizio di FIFA. Quello è del 16, logicamente questo è del 17, ma volevo far vedere come è uscita, ed è alla fine questa. Con il Papu Gomez a TT, logicamente che avevo Icardi, ma ho sbagliato e l'ho ceduto per ceduto scartato per sbaglio. ATS, poi c'è Insigne che ATS, pagato 4000 crediti. Baniga che è infortunato e non posso farlo giocare, quindi uso Amari, questo qui. Aspetta, vi faccio vedere un secondo, scusate. Amari, questo. Fermi, scusate che sono un po' inganfito. Sì, Amari è uno della Bundesliga, scusate. Poi c'ho Banega, De Rossi, Parolo, questo qui, Albiol, terzino sinistro. Devo comprare un terzino sinistro, terzino in prima che scada il contratto a qualcuno. Manolas, difensore centrale, fortissimo, ve lo consiglio. Perin, salva miracoli. Benatia, uso Daniele Rugani o Albiol, terzino sinistro, dipende se in partita. Io in partita faccio scambio tra il Papu Gomez e Insigne, che tanto non cambia niente. Come esterno destro, di solito quando è stanco io Candreva uso Berardi, quando stanco Berardi uso Candreva. Fortissimo nelle punizioni. C'ho anche Vermaele in difensore centrale, che avevo fatto tipo la difesa della Roma, ma manca tra l'intesa che devo comprare un attaccante. E poi non so, scrivetemi nei commenti qualche consiglio su come migliorare la rosa. Ciao.